Let's get it, guys! Se vuoi acquistare skin e V-Bucks nel mentre supportare il paura del nazionale, ricordatevi che potete scrivere Fanatic-Power, scritto ovviamente col 3 al posto della E, in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra, nell'item shop di Fortnite. Ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali. Let's get it, boys! Secondo te Fortnite morirà prima o poi come tutti i giochi, però tra molto tempo. Essendo un gioco gratuito su tutte le piattaforme rimarrà giocato per tantissimo tempo, specialmente se continuano ad aggiornarlo come stanno facendo. Non ci credo, ho sbagliato il drop. Ma puoi prendere il lancio razzi? Me gusta, porque este linde gusta. Deluxe Dodge. Ho cambiato la sense in game, non i DPI. I DPI non penso di cambiarli perché mi danno la possibilità di gestire la sensibilità molto meglio. Oh, va bene. Non so che cazzo è successo. Direi un buono start, no? Direi poco forte il double barrel. Nonostante il nerf, still strong AF. Veramente, veramente forte come arma. E mo andiamo a cercare qualcuno. Stiamo pushando come dei maiali, ragazzi, come dei maialoni. Cattivissimi, aggressivi, super strong. Stiamo veramente andando molto aggro in questo momento.
altre pedane per volare. Ci piacciono le pedane per volare. Per ora ritorniamo all'isola. Ora ritorniamo verso l'isola. Vediamo di pushare altra gente in modo molto aggressivo. Che ne pensate? Andiamo qua che ci dà il boost. Ok, abbiamo il boost ora. Allora. Qualcuno vede qualcosa? Chat, cosa vedete con i vostri occhi da elfo? Eccoli qua. Provato. E un altro andato. Sono belli a tromba, ragazzi, eh? È a tradimento, sì, quello è vero. Sono stato un po' infame lì. Da dietro. Ah, da quanto tempo che non lo facevo? Da quanto tempo era che non facevo questa cosa? What the fuck? Mamma mia, raga, ma che son treno oggi, oh? Placatemi. Placatemi, my boys, placatemi. Fu così che Power morì da una trappola. Mamma mia, ma che sta scherzà? Ma che sta scherzà? A bomba proprio. Allora, potrei essere one shottato da un colpo del nuovo sniper. Dato che io non voglio rischiare questa cosa di essere one shottato da un colpo del nuovo sniper, quello che faremo sarà andare. Oh, giusto. Sarà andare a curarci. Comunque, il double barrel è rotto. Cioè, possono fargli tutti i nerf che gli pare. Still per me rimarrà rotto as fuck. Cioè, ma io rampino che me lo so portato dietro a fa. Mo l'ultimo, se non si fa vedere, di solito è un babbo. Di solito. A meno che ora non mi cecchino in aria. Cosa che potrebbe tranquillamente succedere con la fortuna che ho io. Mi scusi? C'è nessuno? Comunque, dicevamo, una cosa. Allora, a me piace tantissimo il mondo dello streetwear. Non dell'hype, perché io non seguo l'hype. Cioè, io seguo quello che mi piace a me, ok? Quindi se c'è qualcosa che a me piace, io lo so. Io me lo compro.
Questo è quello che faccio io. Era lui? Era quello lì il nemico? Che correva? Eh sì, eccolo lì. Cioè, a me dello streetwear mi piace le cose particolari, non proprio della serie, le cose limitate e così via. Però le cose fighe, uniche, che hanno un qualcosa che rappresenta il mio stile. Cioè, io non è che mi devo andare a comprare per forza migliaia di euro di scarpe o di altre cose. Cioè, preferisco comprare qualcosa che segua il mio stile e i miei gusti. Perché vestirsi con cose che non ti rappresentano o che ti piacciono solamente perché sono alto, è una puttanata, secondo me. Cioè, non ha senso di esistere una cosa del genere. Le cose ti devono piacere perché rappresentano il tuo stile, i tuoi gusti, la persona e non lo so, e sono fighe. È quello. Cioè, non sono uno di quei matti che si va a prendere magliette, cose, pantaloni e roba varia strane. La cosa deve essere figa per me. Che devi fare tu là dietro? Vabbè, che devi fare? Vuoi morire? Beh, allora facciamo un saluto a YouTube, chat. Salutate tutti YouTube. No, però il discorso pure per cui non lo faccio vedere, diciamo, le cose di streetwear e roba varia, perché la gente poi comincia a fare i conti in tasca, comincia a rompere le palle su come uno spende i soldi. Cioè, alla gente gli piace farsi i cazzi degli altri, sennò non esisterebbe Novella 2000 e tutte quelle cose del genere, no? Perché la gente ama farsi i cazzi degli altri e specialmente sindacare sulle decisioni e le scelte degli altri. E niente, a me lo streetwear rimarrà quindi una passione mia che tengo un pochino side per i cazzi miei, che ogni tanto lo faccio, capito? E via. E niente, Sghere, un saluto a YouTube, tutta la chat sta salutando YouTube. Bella, 22, Paolo Cannone, un saluto pure a Paul Cannon.